hanno appena avvistato un asteroide in avvicinamento alla Terra. Passerà a circa 3.500 km dalla superficie. Lo dice l'ANSA, nella persona dell'astrofisico Gianluca Masi, che è il responsabile del Virtual Telescope Project. Per darvi un'idea, Milano si trova a 4.900 km dal Polo Nord. La Luna dista 384.000 km circa dalla Terra. E questo asteroide, lo ripeto, passerà ad appena 3.500 km dalle vostre teste. Capite cosa significa? Significa che se fosse stato un asteroide più grande, perché questo per fortuna è di giusto qualche metro, e avesse puntato dritto sulla Terra, l'umanità non avrebbe avuto scampo. Dicono che non ci sono fondi per monitorare a sufficienza lo spazio. Lo credo. Vengono tutti utilizzati per costruire armi. Ora, in un mondo dove gli Stati Uniti sprecano 2,5 miliardi di dollari in armi, e parlo solo degli Stati Uniti e della spesa per le armi che invieranno giusto per la guerra in Ucraina, quindi immaginate nel mondo quanto è la spesa complessiva in produzione e vendita di armi. Non vi sembra anche a voi più logico che questi vertici del mondo, anziché sprecare tutti questi soldi in costruzione di strumenti di morte, li impieghino piuttosto a salvaguardare vite umane, magari a risolvere il problema della fame del mondo? E stiamo parlando di una goccia nell'oceano di milioni di miliardi sprecati in cose del tutto inutili. Le divergenze fra nazioni, o meglio, fra leader di nazioni, o ancora meglio, fra i gruppi che controllano i leader che controllano le nazioni, dovrebbero essere accantonate in favore dell'umanità. Perché sotto le divise, per quanto in superficie differenti, il cuore ha un solo colore. La vita, anche solo di un essere umano, è più importante di qualsiasi interesse economico. Prima la vita, poi il resto. Se l'umanità continuerà ad ignorare l'importanza di queste parole, è destinata all'estinzione. Che i vertici del mondo, poi, non dicano che nessuno poteva prevedere, come fanno per qualsiasi altra mia fiaba quando si realizza, cioè sempre. Un abbraccio, Adam Kadmon.